Buonasera, eccoci, buonasera con la consueta diretta dedicata alla meditazione settimanale. Questa sera vorrei farvi fare una meditazione che ci faccia usare, mettere insieme i nostri studi, i nostri apprendimenti sulla legge di attrazione e l'esercizio appunto di andare in profondità in meditazione. Perché questo? Perché parliamo spesso, almeno chi mi segue, di leggi universali, di come applicare le leggi universali, tra cui la principale che consideriamo è sempre la legge di attrazione. E poi io offro tantissimi spunti e possibilità di fare meditazioni, per cui mi sono detta, forse è anche un'occasione di chiarimento che le cose non sono per niente disgiunte, ma possono, anzi, sono assolutamente unite. Possiamo dire, intanto comincio a salutare chi è già arrivato, che ci sono tantissimi modi di applicare la legge di attrazione e più o meno chi segue sa che ci sono tanti esercizi, tante modalità, ma se dovessimo dividerli in categorie, tanto per esercitare l'arte della divisione e della classificazione, diciamo che ci sono dei metodi che sono quelli che utilizzano la volontà, l'intenzione, la focalizzazione, l'attenzione, quindi sono metodi anche che coinvolgono profondamente la mente razionale. Perché richiedono l'esercizio e quindi anche lo sforzo mentale, e poi invece ci sono dei metodi che sono rivolti soprattutto al sentire, a collegarsi con l'emozione che si vuole provare e quindi sentire, collegarsi con la vibrazione e poi entrare in allineamento con questa vibrazione, collegandoci con la fonte di tutto ciò che è, e imparare ad entrare nel flusso. Quindi questi sono dei concetti che per la mente sono un po' complicati, più che altro sembrano un po' sfuggenti, un po' vaghi. E quindi ho pensato che l'occasione di stasera era proprio quella di provare un piccolo esercizio breve che ci consenta di fare questo. Per fare questo, io ho pensato di dedicarlo all'abbondanza, quindi alla richiesta che abbiamo tutti di avere più abbondanza, ma ci si può riferire a un'abbondanza economica, ma anche a un'abbondanza di emozioni positive, un'abbondanza di amore, un'abbondanza di gioia. Quindi per me è un senso di abbondanza in senso allargato, non riferito a un qualcosa di particolare, proprio perché entriamo nei mondi più sottili, nei mondi dell'anima e quindi siamo meno collegati con le divisioni e le separazioni e la materialità. Do per scontato che sappiate che se noi riusciamo a vibrare a lungo delle vibrazioni di gioia, di abbondanza, di prosperità, diventa poi automatico che la nostra realtà manifesti anche nel mondo materiale tutto ciò che ad essa è collegato. Quindi, un'ultima precisazione. Io userò una frase che mi sono anche scritta perché e vorrei che ripeteremo, che ci aiuterà a entrare in contatto nella fase, diciamo, di sentire e di contattare la vibrazione giusta. Spero che vi piaccia. Se volete, si può ancora cambiare, però adesso io l'ho pensata così. La fonte di tutto ciò che esiste vibra costantemente in me. Per chi ha seguito tutti i corsi di abbondanza e tutte le frasi che c'è e tutte le frasi che abbiamo ripetuto a lungo, può sembrare simile a una di queste che abbiamo già fatto e comunque ho pensato che fosse abbastanza universale, che possa essere applicata a tutte le situazioni e anche a tutti i credo particolari, tutte le credenze. Quindi direi, potevamo anche dire la vita, l'intelligenza della vita, però mi attengo un po' alle definizioni di Abraham Hicks che parlano sempre della sorgente e della fonte. Quindi se vi piace, grazie, dite che è bellissima, quindi la tengo, se non ci sono obiettori.
La ripeto ancora, ma la ripeterò poi durante la meditazione parecchie volte. L'ideale è 21 volte. Se volete segnarvela, fare un esercizio di ripeterla sentendo l'emozione 21 volte tutti i giorni, per almeno una settimana, poi magari cambiare frase e fare qualcos'altro per un periodo più lungo. Potrebbe essere un esercizio molto molto importante. Io ora non ho ancora deciso se la ripeterò durante la meditazione per 21 volte perché mi lascio molto ispirare dal momento e quindi cercherò di sentire se è il caso di fare così o se la facciamo in forma abbreviata. Vi comunico però che se volete ripetere l'esercizio potete ripetere la frase 21 volte di fila tutti i giorni e questo sarebbe sentendo l'emozione nel cuore. Bene, quindi io direi di chiudere gli occhi e di cominciare. E vi saluto e sono contenta di riavere contatti con voi anche se sono l'unica che parla. Purtroppo è così su Facebook. Allora, metto un attimo l'altra immagine che ci aiuta. Ecco, ho immaginato un bosco rosso, un concetto di rami e di radici perché l'energia a cui mi applicherò è un'energia, diciamo, della terra, per sentire il radicamento e l'abbondanza ci riconduce al nutrimento che viene dalla terra. Quindi vi faccio vedere questo bosco. Vedo che ora ci siete sufficientemente, quindi cominciamo. Chiudiamo gli occhi, facciamo un bel respiro profondo e fuori l'aria. Un altro respiro profondo e fuori l'aria. Un terzo respiro profondo e fuori l'aria. Immaginiamo la nostra luce solare sopra la nostra testa. E immaginiamo di respirare questa luce che viene da questo piccolo sole sopra la nostra testa e di mandarla in ogni cellula del nostro corpo. Con la respirazione, l'inspirazione, inspiriamo luce e la mandiamo dappertutto. Iniziamo con il nostro capo, il nostro cervello, dove andiamo a incontrare con questa luce tutti i pensieri. E buttiamo fuori con l'espirazione le tensioni, le preoccupazioni, i pensieri negativi. Vi ricordo che i pensieri sono energia e quindi, come tutte le altre cose, perché tutto è energia, abbiamo il potere di trasformarle. Non siamo vittime dei nostri pensieri, ma siamo artefici, creatori, co-creatori. Quindi, quando noi vogliamo, possiamo decidere di non agganciarci al contenuto del pensiero, ma a vederlo come una nuvoletta, un fumo nero, un qualcosa di energetico, un fumo colorato anche, e di mandarli via, facendoli uscire dalla bocca e facendoli fluire come energia. Entrano, escono e vanno. Stessa cosa se sentiamo dei dolorini nel nostro corpo, immaginiamo di mandare luce proprio nel punto che ci fa male e che attraverso la luce riconquistiamo un equilibrio, una serenità, un bilanciamento e un benessere interiore. Il respiro ci aiuta a raggiungere questo stato di tranquillità che è fondamentale. Adesso immaginiamo che la luce scenda giù in tutto il nostro corpo fino alla punta dei piedi. Sentiamo i nostri piedi che toccano a terra e concentriamoci sulla pianta dei piedi e poniamo la nostra attenzione lì, sul contatto tra i nostri piedi e la terra. Sentiamoli, muoviamoli.
Adesso poniamo l'attenzione alle nostre mani, alla punta delle nostre dita, che magari si appoggiano sulle nostre gambe, e sentiamo il contatto. Poniamo la nostra attenzione lì. Concentriamoci ora sul nostro coccige, sul primo chakra, sulla parte bassa che è dove siamo seduti sulla sedia. Immaginiamo che da lì parta un raggio di luce rossa che ci collega giù giù con il centro della Terra e che dal centro della Terra possiamo attingere come un albero con le radici l'energia della Terra che sale su su nel nostro corpo. Attraverso questa linea di luce immaginaria, questo tubo, come se fosse la spina di un computer, di un apparecchio elettrico, che ci consente di prendere energia da lì. Immaginiamo questa energia che sale nel nostro corpo, lungo la spina dorsale, raggiunge il nostro collo, sempre passando dalla spina dorsale, va sulla testa, esce dalla nostra testa come una luce bianca forte verso l'alto che ci collega con il cielo. Adesso siamo pronti per stabilire il nostro contatto. La frase che vogliamo ripetere è: la fonte di tutto ciò che esiste vibra costantemente in me. Ora, per essere sicuri che sentiamo, che prendiamo fisicamente contatto con questa vibrazione, vi chiedo di mettere la mano sul cuore, perché il nostro cuore batte sempre a nostra insaputa ed è coordinato, regolato dalla forza della vita, non è la nostra mente che lo fa battere. C'è qualcosa di oltre la nostra mente che ha questo compito. Quindi ora teniamo le mani sul nostro cuore, ascoltiamo, sentiamo con le nostre mani questo battito e ripetiamo più volte la frase, collegandoci con il sentimento e la sensazione che noi proviamo nel sapere, nel sentire che la fonte di tutto ciò che esiste vibra costantemente in me. Respiro. La fonte di tutto ciò che esiste vibra costantemente in me. Respiro. La fonte di tutto ciò che esiste vibra costantemente in me. Respiro. La fonte di tutto ciò che esiste vibra costantemente in me. La fonte di tutto ciò che esiste vibra costantemente in me. Ascoltiamo questa sensazione e immaginiamo che attraverso questa vibrazione noi siamo collegati con tutto il resto dell'universo, con un battito, una vibrazione, un ritmo che ci connette con tutto. E attraverso questo, nel nostro cuore, possiamo percepire l'abbondanza e la gioia dell'universo intero e l'amore, che è stata la prima vibrazione che ha creato l'universo. Colleghiamoci dunque, contattiamo questa emozione. Quando sentiamo questa emozione dentro di noi, siamo in perfetto allineamento col battito dell'universo. E quando siamo in perfetto allineamento col battito dell'universo, siamo nel flusso, siamo nel flusso del nostro destino, siamo nel flusso di ciò che siamo venuti a fare, siamo nel flusso per ricevere tutta l'abbondanza che ci serve per realizzare il nostro compito.
La fonte di tutto ciò che esiste vibra costantemente in me. La fonte di tutto ciò che esiste vibra costantemente in me. Sentiamo questa vibrazione attraverso questo battito. Sentiamo l'emozione di espansione e di gioia che ci dà essere collegati lì. Da ora, in qualsiasi momento vi sentiate fuori fase, giù, in un'emozione negativa, potete collegarvi sempre alla fonte di tutto ciò che esiste, facendo questo esercizio. Vi lascio così, a godervi ancora, magari a ripetere mentalmente per altre 21 volte. Questa frase. Vi saluto e ci vediamo la settimana prossima. La fonte di tutto ciò che esiste vibra costantemente in me.